Una vittoria, quella di giovedì, esaltata dai risultati negativi delle altre concorrenti ai play-off, fatta eccezione della vittoria del Latina a Bari, che consente ai laziali di scavalcare momentaneamente l'Empoli e di piazzarsi al secondo posto. Un secondo posto aperto anche al Crotone, che sabato prossimo, dopo il meritato riposo pasquale, dovrà affrontare un'altra pretendente, l'Avellino. Ritorniamo alla gara con il Varese. 55 punti ora significano veramente un traguardo importantissimo, i playoff matematici sono quasi alla portata. Sì. No, noi cerchiamo di giocare ogni partita senza pensare a tante cose, poi sicuramente ci dà più tranquillità e questo ci permette di giocare anche meglio. Sul punto ancora al secondo posto? Cioè, penso arrivati a questo punto ci possiamo provare. Secondo Eli il risultato non è giusto, non è esatto, il 3-2 tu come lo giudichi? No, penso che c'è sicuramente il loro primo gol che hanno trovato, ci siamo fatti trovare un attimo impreparati. Anche il secondo, eh? Cioè anche il secondo, quindi penso che sia sbagliato. Cioè, no, visto la... Per te è meritata la vittoria? Sì, per quello che abbiamo espresso nel primo tempo, che dovevamo cercare di andare già in vantaggio nel primo tempo, però penso che è stata meritata. Partiamo dai complimenti per la freddezza che hai dimostrato nel realizzare il gol. Ho scelto bene dove farli. No, io sono solamente contento per la squadra perché dopo 3 pareggi consecutivi la squadra insomma aveva voglia di ritornare alla vittoria, soprattutto qua in casa. E c'eravamo un po' complicati la vita dopo il 2-1, loro erano in 10. E sono una squadra tosta, quindi l'hanno raddrizzata su una palla inattiva dove sono molto bravi e poi all'ultimo l'abbiamo spuntata, quindi siamo molto contenti. Gli Achei ritornano alla vittoria casalinga dopo un lungo periodo di astinenza. La squadra c'è e continua a crescere. L'allenatore siciliano dei Caribdes ne è convinto. Che il fatto che noi siamo stati messi sotto dagli avversari è la realtà di quello che è il campo. Gli Achei sono 30 o più punti più forte di noi e quindi non c'è niente da dire, sono stati bravi loro e noi abbiamo dato quello che abbiamo potuto. Bravi soprattutto, ben allenati, un progetto che è cominciato l'anno scorso piantando molto bene le radici dal basso, non importando se dei risultati, ma hanno fatto un ottimo lavoro e questi sono i risultati che stanno raccogliendo. Oggi hanno chiare possibilità di giocarsi un playoff tranquillamente e sfruttare secondo me anche il fatto del girone più duro d'Italia, in cui anche arrivare terzi potrebbe aprire spiragli di playoff che a mio avviso gli Achei meritano senza ombra di dubbio. Dal coach dei Caribes i complimenti alla società per quello che è riuscita a conquistare e soprattutto a costruire in questi anni, con un vivaio stupendo e con una società all'altezza della situazione. E poi io ti faccio anche quest'altra domanda, vinciamo la prossima con il Catanzaro? Sì, ho ascoltato le parole di coach Invesi, veramente parole di elogio molto sentite e sincere. Sportivo, eh? Sportivo, sì, davvero davvero sportivo. Lo ringrazio e condivido tutto quello che ha detto. Per il derby con Catanzaro noi ce la mettiamo. Quando si gioca di preciso? Si giocherà fra 2 domeniche. Dopo Pasqua, no? Dopo Pasqua, subito dopo Pasqua. Dobbiamo vincere? Ce la metteremo tutto. Sai. Cosa pensi di questo grande... di questa grande vittoria, forse è meglio? Io penso che è una grande cosa per la squadra di Crotone e la città di Crotone, perché fa 2 anni che non vinciamo a casa. Bravo. E io penso che la squadra dopo 2 mesi fa solo crescendere, e sono nella buona direzione. Ricordami un derby del tuo paese? In derby del mio paese facilmente Toronto-Montreal. Benissimo, la prossima sarà Crotone-Catanzaro. Hai sentito parlare di questo? Crotone-Catanzaro è più arrabbiata che tutti i derby canadesi e americani. Veramente una derby di calcio. Dobbiamo vincere? Sì, sicuro. Diceva il tuo presidente che finalmente oggi sei riuscito a consolidare qualcosa di importante. Finalmente oggi sono riuscito a completare un mio obiettivo. Ma di sicuro non mi fermo a questo, perché ho intenzione di andare avanti in questo sport. È il mio primo anno e mi piace tantissimo. Secondo il coach dei messinesi, dei siciliani forse ancora meglio, siete destinati, e questo ce lo auguriamo incrociando le dita, a disputare i playoff. Sì, ora c'è l'ultima partita con Catanzaro sempre in casa. Gran bel derby, eh? Derby è, diciamo, partita che vale per i playoff. Dobbiamo vincere
a tutti i costi. Avete le condizioni per farlo? Certo, ci siamo sia mentalmente che fisicamente. In bocca al lupo. Crepi. Grazie.